Inaugurata la stanza di Letizia, un lungo percorso, quello che ha portato alla cerimonia del 24 marzo, cominciato poco dopo la morte di Letizia Colaianni, quando quel patrimonio di libri e riviste è stato donato alla Biblioteca Nissena ed esso è stato sistemato al suo interno in due locali. Tanti gli interventi durante l'inaugurazione delle dipendenti comunali Matilde Castronovo e Nadia Tramontana, che hanno vissuto tutto l'iter, all'assessora Marcella Natale Lidia Trobia dell'associazione Onde Donne in Movimento, che ha anche annunciato la prossima iniziativa, una stanza tutta per sé. Da Fiorella Falci, che era all'interno dell'amministrazione ai tempi della donazione, alla giornalista Marcella Geraci, che ha anche scritto un libro nel 2019 dal titolo Letizia era Letizia, in cui ha raccolto, dopo un anno e mezzo di lavoro, i ricordi di chi conosceva Letizia Colaianni. Grande risultato, anche se lo abbiamo atteso per quasi 17 anni, perché Letizia è morta nel 2005 e la donazione è stata effettuata entro il 2005 da parte della famiglia. Ci sono stati diversi tentativi per sistemare sia il patrimonio librario che è stato donato, sia molto importante l'emeroteca, soprattutto le riviste che Letizia collezionava, le riviste politiche, le riviste che riguardano le donne e anche i giornali quotidiani di cui lei faceva sempre per sé una rassegna stampa. C'è anche qualche piccolo documento autografo. Però devo dire che il patrimonio, l'archivio autografo di Letizia, la famiglia ha deciso di donarlo alla Biblioteca delle Donne dell'UDI di Palermo, perché, come sappiamo, Letizia è stata per tutta la sua vita una socia, come dire, appassionata dell'Unione Donne Italiane. Però finalmente oggi ci siamo. Purtroppo la fruibilità del patrimonio non è completa, nel senso che appunto manca ancora la sistemazione della parte archivistica. Comunque, indipendentemente dal fatto che la stanza è accessibile solo attraverso l'intervento del personale della biblioteca e non a scaffale aperto, come avremmo voluto che fosse, come per esempio è in queste sale. Non è così, non è possibile, ma non importa. L'importante è che questa stanza ci sia e l'importante è che questa città si riappropri della sua storia e Letizia Colaianni è una parte importante di questa storia. Oggi è una giornata che nasce proprio per far conoscere alla città quello che è il lavoro che si svolge all'interno di una biblioteca, il lavoro che hanno svolto appunto le due persone che si sono incaricate di proprio di catalogare, di sistemare. E quindi è un momento importante proprio perché è come comunicare alla città la sistemazione di un archivio che sicuramente è fruibile, non direttamente, ma si dovrà chiedere sempre l'intervento di un operatore. A sciogliere il nastro per inaugurare la stanza c'era anche con un po' di commozione Teresa Gentile, nota per il suo impegno politico negli anni 70 e che conosceva Letizia Colaianni. Per me la vita è bella anche perché è piena di meraviglie. Stasera ho vissuto la meraviglia di poter sciogliere questo nodo e presentare al pubblico nisseno la sala dedicata a Letizia Colaianni, che io ho conosciuta nel 59, nel 60, quando ero giovane. Però sin dal primo giorno si è stabilito quasi un feeling. Io non sono nissena. Però Letizia è stata la prima persona che non mi ha fatto sentire forestiera nella città di Caltanissetta. E poi l'ho avuta accanto nella mia esperienza politica, che mi piace di più dire umana, perché in Letizia la dimensione prevalente del suo fascino è stata l'umanità.